benvenuti in un nuovo episodio della carriera pilota su F1 24. Siamo ad Imola, siamo alla terza stagione e questa è la classifica. Siamo al secondo posto con 100 punti, pari punti con Max Verstappen 100-100. Poi c'è Leclerc a 121 e c'è dietro il leone Fernando Alonso a quota 99. Siamo in 4 piloti a contendersi il titolo. Sono molto preoccupato per la gara di oggi. Guardate le condizioni meteorologiche. Pioverà sia nelle qualifiche sia in gara. Nelle prove libere siamo stati i migliori, i più veloci, però c'è l'incognita della pioggia che potrebbe ovviamente cambiare tutto. Come sempre lasciate un bel mi piace per supportare questa serie che uscirà un giorno sì e un giorno no sul canale alle ore 14:30. Detto questo, non perdiamo tempo, andiamo subito in pista per le qualifiche. Spero di beccare la pioggia nella Q1 e nel Q2, così da fare il giro migliore nelle condizioni migliori nella Q3. Andiamo! Sono stato accontentato! Pioggia, ragazzi! Pioggia come se non ci fosse un domani! Addirittura full wet! Mamma mia! Ragazzi, stiamo attenti perché rischiamo forse di non passare il taglio? Dai, non credo! Quasi paura a vedere il tempo che ho fatto, ragazzi, Correre in queste condizioni è veramente difficile, anche perché tutte le prove libere le ho fatte, siamo sesti, dai, sesti, pensavo peggio. Le prove libere le ho fatte con il sole. Attenzione, perché siamo scivolati clamorosamente all'undicesimo posto. Ragazzi, la situazione è drammatica. Yuki è appena entrato con le intermedie. Sì, giusto, ragazzi, infatti stavo aspettando. Sono rientrato in pista un solo colpo con gomma intermedia. Ovviamente mi sto migliorando tantissimo, ho fatto anche un Fuchs nel primo settore. Però bisogna capire quanto si stanno migliorando gli altri. Comunque siamo in Q1 e cioè credo che la top 15 sia assolutamente prendibile. Ci siamo migliorati di 5 secondi e 4. Vediamo dove siamo. Siamo quarti. Buono, molto buono, molto buono. Grande colpo del pilota. È in queste condizioni che esce fuori il pilota. 3 decimi dal primo, Max Verstappen. Oggi mi sento in forma, ragazzi, Ve lo dico adesso. Siamo nella Q2, le condizioni sono tornate normali, quindi stiamo facendo un giro con gomma rossa ed è anche l'unico giro che faremo perché mancano 2 minuti alla fine praticamente. Ma io sono assolutamente soddisfatto del giro che ho fatto. Ho fatto un buonissimo primo settore, nessun errore particolare nel secondo, anche il terzo settore abbastanza pulito. Ve lo dico, ragazzi, mi sento in forma oggi. Oggi mi sento in forma, oggi è quel giorno lì. Chiudiamo secondi. 6 millesimi, ragazzi, 6 millesimi da Lando Norris. 4 piloti in 80 millesimi, da Lando Norris a Sergio Perez. Sto lanciando per il primo giro della Q3. Proverò a spingere la macchina proprio oltre ogni limite possibile e immaginabile, ragazzi. Questo è quello che faremo adesso, rischiando anche di andare a muro, ma non mi interessa. Giro pauroso, ragazzi! Giro pauroso! Forse ve l'ho messo tutto se è quello buono. 1, 14 e 2 per il fulmine di Napoli. Ho fatto un giro, ragazzi, avete visto? Cioè, ho rischiato di perdere la macchina praticamente in ogni curva. Andiamo a vedere di quanto siamo primi di 2 decimi su Stroll. Incredibile. Ve l'ho detto, raga, ve l'ho detto che oggi mi sentivo ispirato, ve l'ho detto. Possiamo anche non entrare, ragazzi, Sono sincero. Possiamo anche non entrare perché loro non mi recuperano 2 decimi, cioè non si migliorano di così tanto. Un altro girello, però, me lo faccio lo stesso, che non si sa mai. No! Porca miseria, mi stavo migliorando, no! No! Fuchs nel primo, Fuchs nel secondo. Ho perso la macchina nel terzo settore, incredibile.
Peccato ragazzi, peccato. Ma va bene così perché la pole è già nostra. Peccato, cavolo, stavo facendo il record della pista, mannaggia la vacca. Qualifiche terminate ed è pole position, signori, per GM7, a casa sua, a casa nostra. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo e non piove. Questo potrebbe essere un problema, il che vuol dire che pioverà durante la gara. Preferivo il contrario, sono sincero. Mamma mia, piove solo nell'ultima parte, secondo il meteo. Non lo so che cosa fare, ragazzi, non lo so. Questo potrebbe essere un problema, forse è rischioso. È rischioso partire con la rossa, perché se partiamo con la rossa e facciamo il nostro classico undercut, o comunque allunghiamo il più possibile, anche se facciamo un 11-12, rischiamo poi di doverci fermare due volte per mettere le gomme intermedie. Quindi purtroppo non posso partire con gomma rossa, io devo partire con gomma media e devo allungare il più possibile finché non piove. Questo è quello che devo fare, ragazzi. Poi vabbè, lì setto la rossa, ma in realtà non è la rossa lì, lì sarebbe l'eventuale intermedia. Il problema è che adesso faremo fatica, perché secondo me gli altri partiranno con la rossa. Però non so che cosa fare, ragazzi, sinceramente. Cioè, questa è la mia strategia. Vediamo un po', potrebbe funzionare, come sì, come no. Però, secondo me, questa è quella giusta. Vediamo, qui si parte pure tutti storti, si parte qua. Porca di quella miseria. Si parte, ragazzi. Occhio alla gomma degli altri. Tanti con la media, qualcuno con la rossa. Strategie alternative. Via. Si parte. Attenzione perché rischio di perdere la macchina qui. Attenzione perché scarico tutto l'ERS. C'è qualcuno che si sta affiancando, non so chi è. Dovrebbe essere Stroll. Attenzione, Stroll si accoda e quindi riesco a frenare. Piano, un po' largo perché cercavo di... Ok, aspettavo di andarsi dietro. Ok, piano. Buona la partenza. Ora bisogna un attimo cercare di... Piano qui. Cordolo destro, cordolo sinistro. Non sono lo stesso. Piano, ragazzi. Bisogna stare attenti. Loro dovrebbero combattere. Su questa pista è difficile superare. Cioè, si può superare in realtà solo nel rettilineo con il DRS. Poi altre zone dovrebbero essere abbastanza tranquille. Io spero di vedere una lotta dietro. Una lotta soprattutto con Norris che ha gomma rossa. Quindi doveva avere un po' più di velocità. Soprattutto nei primi 2-3 giri. Forse anche 4 rispetto a Stroll. Questo potrebbe essere un vantaggio, ragazzi. Questo potrebbe essere un vantaggio perché se Norris combatte e perde tempo con Stroll... Oddio mio, la stavo perdendo. Piano qui. Loro combattono e quindi in teoria noi dovremmo allungare. Se togliamo il DRS è fatta, ragazzi. Basta togliere il DRS una volta. È potentissimo il DRS nella vita reale, ma soprattutto su questo gioco e soprattutto in queste piste così, dove si può superare solo adesso. Adesso non c'è DRS ovviamente, però sono al limite, sono 8 decimi. Giro veloce per GM7, 1.18.9, ho scaricato però tutta la batteria, attenzione al muro. Ho scaricato tutta la batteria, quindi qui perderò qualcosa, e invece no, non perdo nulla. Adesso devo fare praticamente un giro quasi da qualifica per riuscire a prendere quei 2 decimi in più e togliere DRS a Stroll, che poi verrà attaccato da Lando Norris. Questo è il piano, ragazzi, dai, forza, che Stroll non è Alonso, eh. Aston Martin è la miglior macchina in griglia, lo sapete. Lo sappiamo, Fuchs nel primo settore, come giusto che sia. Cioè, è accorciato però Lando, eh. Accorciato, cavolo. 5, sì, Lando, scusami, Stroll. Accorciato, Stroll, cavolo. Mamma mia, ragazzi, hanno ritmo. Non me l'aspettavo, pensavo di volare. Cioè, volare no. Però pensavo comunque di riuscire a togliere il DRS. Attenzione perché ci provo anche qui. Perché sto andando piano? Porca di quella miseria, come mai? Eppure non ho fatto degli errori particolari. Eppure loro hanno ritmo, ragazzi, eh. Questa cosa non ci voleva. Attivo un po' di ERS. Verde nel secondo settore, gli altri l'hanno fatto meglio. Destra, sinistra, ok, un po' di cordicello, qui recupero abbastanza, facendo quella curva così, ma neanche tanto sinceramente. Devo togliere l'ERS, ragazzi, non riesco a difendermi adesso, non mi difenderò. Attenzione al doppio sorpasso, perché sta arrivando anche Lando Norris con gomma rossa. Attenzione al doppio sorpasso, ragazzi, posso subirlo, attivo l'ERS fin da qui. Però purtroppo non ce l'ho, ragazzi. Giro veloce per Lance Stroll. Ha fatto un giro veramente clamoroso. Stroll si è tirato dietro anche. Ok, cerco di difendermi un po'. Attenzione, ok. Buona difesa. Piano. Ho chiuso la strada. E quindi non c'era spazio lì per superare. Lui si è accodato. Però sono sincero, ragazzi. Mi aspettavo meglio. Ero convinto di riuscire a togliere DRS a Stroll. Anche perché stiamo parlando di Stroll. Non stiamo parlando di Verstappen. Stiamo parlando di Fernando Alonso con la miglior macchina in griglia. Stiamo parlando di Stroll con la miglior macchina, ma stiamo parlando comunque di Stroll. Ma dove è finito Verstappen, ragazzi? Non si sa, forse era partito con la rossa, Max, non lo so. Poi sono curioso anche di vedere, attenzione perché forse ci prova anche qui. No, è impossibile. Però non riesco a difendermi, ragazzi, non riesco a difendermi. Qui non si può superare, quindi potrei anche far ricaricare l'ERS per tutto il giro. Tanto, anche se è vicino, non mi supera. Meno che... Ah, troppo cordolo qui.
meno che non faccio un errore clamoroso. Mi tengo l'ERS, mi tengo tutto l'ERS per il rettilineo. Il problema è che non basta, ragazzi. Potrebbe non bastare, potrebbe non bastare. Piano, doppio settore verde. Comunque, io non è che sto andando malissimo, Attenzione. 15 minuti di pioggia. Ok, qui tra 15 minuti di pioggia. Ok, buono, buono, buono. Sono curioso di vedere la strategia di quelli con la rossa, Fuchs è il terzo settore per GM7. Bene, bene, bene. E scarica tutto l'ERS qui. Tutto l'ERS qui, raga. Tutto l'ERS qui, ok. Questa è la strategia. Questa è la strategia. Disattivo l'ERS e lo ricarico praticamente per tutto il giro. Non lo scarico. Tanto, ripeto, anche se si avvicina non mi può superare. Forse, forse. Anche se si avvicina veramente tanto qui, Piano, sbagliato la marcia, sbagliato la marcia. Ok, cordo, lo usiamo tutta la pista, signori. Sfruttiamo tutta la pista. Verde ancora nel secondo, nel primo settore. Ci stiamo migliorando, ragazzi, cioè nel senso, non è che sto correndo male, sinceramente. Sono gli altri che stanno mantenendo un ritmo che non credevo fosse possibile. Attenzione perché si avvicina tantissimo qui Stroll, Potrebbe provarci forse qui. Si era avvicinata anche prima, io chiudo la strada. E qui non può passare, qui non può passare. Ok, piano, piano, piano. Qui ragazzi che rischio di perdere al volte. Piano, piano, piano. Dovrebbe crollare la gomma rossa, Verde anche nel secondo settore. Dovrebbe crollare anche la gomma rossa di Norris tra poco. Mi si è mossa la pedana. Mi si è mossa la pedana, porca miseria. Mi si è mosso il pedale. Dio mio, non l'avete visto. Quando ho frenato prima mi si è mosso un attimo il pedale. Ho perso qualcosa. Piano, 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 piano. Non so perché si muove sto cavolo di pedale. Porca di quella miseria. L'ho fissato con i chiodi. Con i chiodi sul pavimento l'ho fissato. Porca miseria. Tutto l'air scaricato, ragazzi. Però Stroll è molto vicino, Stroll è molto vicino adesso. Ah, spalanca la Stroll. Io non ce la faccio, ragazzi. Io non ce la faccio qui. Tutta la potenza. Oddio, ruota a ruota. Attenzione, ruota a ruota. Ruota a ruota. Io non mollo, io non mollo. Devi alzare il piede, Stroll. Alzalo, bravissimo. Bravo, bravo. Accuccia, Stroll. Accuccia. Accuccia, che sei solo. Accuccia, che corri, corri solo per tuo padre. Corri. Non sei un talento puro. Un talento cristallino come GM7. Lui sì, ragazzi. Lui sì. Lui sì che corre solo perché è un fenomeno. Non come Stroll. GM7 è un talento cristallino. Nato per strada, ragazzi. Mamma mia. GM7 guidava. Fin da piccolino guidava. Fin da 4 anni ha iniziato a guidare in mezzo alla strada con le macchine. Anche se non aveva la patente. Perché quando uno ha un talento così, ragazzi, bisogna assecondarlo, non bisogna punirlo. Piano, 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 piano qui, piano qui, piano qui. Ok. Mamma mia, ragazzi, che gara, cavolo. C'ho tutto il pedale storto, mannaggia la miseria. Dopo quando ci freniamo cerco di aggiustarlo un attimo se riesco. C'ho tutto il pedale storto, però ci sta, ragazzi. Sono imprevisti che possono... possono succedere anche nella vita reale. Attenzione perché ho usato un po' di ERS anche se non dovevo usarlo. Uff, verde nel primo, verde nel secondo. Ragazzi, vuol dire che mi sto migliorando di giro in giro, Mi sto migliorando di giro in giro. Questo è buono, questo è buono, questo è molto buono. E la gomma non è ancora crollata. Questo è molto buono. Attivo tutto quello che ho, ragazzi, qui per difendermi. Ma Stroll è leggermente più lontano rispetto a prima. Quindi giallo nel terzo settore questa volta. Ok, va bene. Ok, solo è lontano, ragazzi, solo è lontano. Ma prima ho quasi subito il sorpasso perché ho fatto quell'errorino nel terzo settore perché mi si era spostato il pedale, i pedali. Quindi è per questo motivo che era lì. Però va bene, ragazzi, va bene. Piano, 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 destra, sinistra. Ok, cordo e via così. Sesto giro, mamma mia, ragazzi, verde ancora nel primo settore. Sesto giro, non... spero, allora, non spero di vedere la pioggia adesso. Spero di vederla tra un po'. Prima devo vedere cosa fanno quelli con gomma rossa. Quelli con gomma rossa secondo me non possono aspettare la pioggia. Quelli con gomma rossa devono fermarsi. Quindi potrebbero fare un doppio pit. Io invece con la gomma media posso aspettare la pioggia. Devo aspettare la pioggia, raga. Devo allungare il più possibile. La finestra era tipo al 12° giro se non erro. 11-12. Ne abbiamo ancora 6. Perfetto. E oh mio Dio. Vi aggiorno se ci sono delle novità. E soprattutto adesso appena un secondo libero devo chiedere al tipo del meteo qua che cosa mi dice. Piano piano perché adesso è vicino Stroll, Adesso è vicino. Non ho fatto un terzo settore abbastanza pulito. Rischio di perdere la qui in uscita. Attivo l'ERS. Attivo l'ERS. Sto sudando adesso, ragazzi. Sto sudando. Ho la pedana completamente storta. Sono scomodissimo. Però devo tirare dritto così, ragazzi. Non posso far nulla. Non posso far niente. Piano 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 piano. Quarta. Ok, easy così. Ok, buono, buono raga, buono, continuiamo così, continuiamo così. Vi aggiorno se ci sono novità. Sto iniziando a fare diversi settori gialli e questa cosa non mi piace, Questa cosa non mi piace, sta crollando anche Lando Norris dietro Stroll. Ha quasi perso DRS. I piloti con gomma rossa stanno crollando. E questa cosa è molto buona. Questa cosa è molto, molto, molto positiva. Stroll è dietro, ragazzi, attivo l'ERS, attivo la batteria, attivo tutto quello che ho. Però stavo pensando anche una cosa mentre stavo guidando in modalità cannibale. Che tutti i grandi piloti, con tutto il rispetto per Norris, eccetera,
Non ci sono in questo momento. Ci aspettiamo. Occhio. Di vedere le prime gocce di pioggia nel giro di qualche minuto. Qualche minuto. Ok, qualche minuto. Ok, ok. Qua non bisogna sbagliare, ragazzi. Qua non bisogna sbagliare il time del pit. Non bisogna sbagliare il time del pit. Ragazzi, a questo punto. Occhio, non mi interessa. Qui non mi interessa. Porca miseria dell'Ers entro il tredicesimo giro. Mannaggia, la vacca indiana, mannaggia. Allora, qui bisogna un attimo capire bene quando fermarsi. E a questo punto, quelli con gomma rossa aspetteranno. Aspetteranno sicuro, ragazzi, quelli con gomma rossa. Anche se perderanno qualcosina. Il problema è che Stroll ha gomma media. Quindi non riusciamo ad allungare. Non riusciamo ad allungare, ragazzi. Io ho la sensazione che loro hanno più ritmo di me, eh. Ancora un giallo nel secondo settore. Non so per quale motivo, ma lo sto sbagliando spesso questo secondo settore. Io ho la sensazione che loro hanno più ritmo di me. Sembra quasi che li stia rallentando. Almeno i tre dietro di me. Poi Sainz è un pochino più staccato. Sta perdendo qualcosa con gomma rossa. Lui sì, di sicuro. Ma gli altri, secondo me, possono avere più ritmo di me, ragazzi. Possono avere più ritmo di me. Anche se ovviamente tutti hanno il DRS, tranne io, quindi bisogna anche valutare questo. Che loro, attenzione perché Stroll è molto vicino, ragazzi. Ci prova all'esterno, io non riesco a difendermi qui. Passa Stroll, prendo anche un po' di scia, vediamo se riesco. Piano, ok. Restiamo attaccati, ragazzi. Era questione di tempo. Stavo soffrendo giro dopo giro, ragazzi. Era questione di tempo. Dai, non può vincere Stroll, porca miseria. Dai, porca vacca. Giallo nel primo settore, ragazzi. Primo giallo nel primo settore, però è la prima volta che avrò DRS, eh. Se non faccio errori stupidi, è la prima volta che avrò DRS. Bisogna anche stare attenti a Lando Norris dietro, che nonostante la gomma rossa comunque riesce a mantenere questo ritmo, il che è veramente strano, eh. Mi aspettavo un crollo massiccio della gomma rossa. Purtroppo crollo che non sta arrivando. Attenzione anche a questo pezzo, piano. Qui recupero qualcosina, 4 decimi, anche qui riesco ad uscire sempre bene. Bisogna stare attenti a questo punto qui di frenata, perché loro frenano veramente tanto, più rispetto a me. Io prendo veramente tantissimo cordolo, un po' guadagno. Ok, ho raggiunto l'obiettivo senza neanche volere. Bene, attenzione alla bandiera. No, niente safety adesso. Qualcuno che è rimasto piantato, qualcuno fuori. Bandiera verde, bandiera rossa, attenzione. Siamo ancora al limite qui, scarico tutto quanto l'ERS. Carlos Sainz è fuori dalla sessione, infatti aveva dei problemi, eh. Allora, l'abbiamo visto in difficoltà. Scarico tutto quanto l'ERS, ragazzi. Parte di scuderia in box. No, Verstappen, no. Adesso che gomma metti, scusami. Non puoi metterle intermedia. No, a questo punto si fermerà anche Lando Norris. Sbagliatissima la strategia di chi ha messo gomma rossa, ragazzi. Chi ha messo gomma rossa ha buttato la gara. Perché adesso arriverà la pioggia, raga. L'hanno detto, arriverà la pioggia. Mamma mia, adesso si fermerà anche Coso si fermerà, eh. Anche Norris si fermerà adesso, allora. Io ho fatto un verde nel primo settore. È vero che avevo comunque il DRS, però la gomma media è ancora in condizione. Ragazzi, io devo aspettare la pioggia a questo punto, eh. A questo punto, sentiamo. Ok, no. Vabbè, mi concentro. La pioggia voglio sapere, cavolo, la pioggia. Niente, della pioggia non ho mai detto niente. Verde anche nel secondo settore. Monteremo gomme morbide. Ok, no, non monteremo assolutamente nulla. Non monteremo, porca di quella miseria. Non monteremo niente perché io non posso fermarmi. Ah, guarda, ma Sainz è lì. Ma qualcuno tolga Sainz. Porca di quella vacca, ragazzi. Pericolosissimo Sainz lì. Ancora in macchina, non è almeno uscito lui. Ma porca di quella miseria. Bloccato con le cinte, sarà bloccato. Attivo l'ERS, raga. Norris rientra. Rientrano tutti, no. No, no. E adesso mi mettete in difficoltà perché io non so che fare, ragazzi. Io non so che fare, porca miseria. Io non so che cavolo fare. Allora, appena ho un secondo libero, raga, devo chiedere informazioni. Questi mi fanno un undercut clamoroso, eh. Piove, ragazzi, piove. Bollettino meteo. La pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Ok. Ok. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate. Ok. Ok, vabbè, le gomme da asciutto sono le più indicate. Ragazzi, ma non è tutta da asciutto, eh. Dai, è impossibile. 20 minuti di pioggia. Bisogna mettere le intermedie, per forza. Per forza, io mi devo fermare, ragazzi. Questi qui mi stanno facendo un undercut clamoroso. Piove, ragazzi, piove. Madò, se la vinco così, ragazzi, con una strategia clamorosa. Cioè, follia loro, eh. Follia, veramente, follia. Follia che noi siamo... Cioè, non so se noi siamo pazzi o siamo dei geni. Non lo so, lo scopriremo però al termine della gara. Perché, cioè, se piove così poco, no? È tutta da slick, allora. Ma non può piovere per così poco. Dai, mancano ancora 10 giri. Mancano ancora 10 giri, ragazzi. Non lo so, raga, non lo so. Piano. Addirittura gomma bianca, Piastri, ragazzi. Mamma mia.
Mi stanno facendo l'undercut però. Vediamo se sta recuperando Piastri. 27-1. Valutiamo anche questo, io non sto correndo malissimo. Per la gomma soft, sì, ma io non rientro ovviamente. Non rientro. Vediamo quanto tempo sto perdendo. Siamo ancora sul 27-1, però no, ma adesso mi recupera Piastri, ragazzi. 100%, 100% Piastri ha più ritmo di me, 100%. Bisogna aspettare la pioggia, in realtà sta già piovendo, ragazzi. 27-2, sto addirittura allungando, addirittura sul Piastri, incredibile. Ma scellerata la mossa di mettere la bianca addirittura. Di mettere la bianca. Giallo però nel primo settore, ma adesso le mie gomme crolleranno, ragazzi. Come giusto che sia, crolleranno. Vai, andiamo, ragazzi, non lo so, vi aggiorno se ci sono da Norris. Piastri, passa Norris. Norris ha più ritmo di me, quelli con gomma bianca stanno faticando un botto. Adesso Norris accorcerà. Ragazzi, io vi aggiorno se ci sono delle novità. In questo momento c'è poco da commentare, sinceramente. Vi aggiorno se ci sono delle novità. Già 26,5 Norris. Mi ha già preso 5 decimi con gomma, media nuova. Giusto così, ragazzi, giusto così. Ma ormai abbiamo seguito questa strada, ormai non ci posso far nulla, ragazzi. Cioè, ormai questa è stata la mia strategia. Bisogna sperare che piova di più, però, perché non... Siamo vediamo... Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Ok? Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Ma le condizioni peggioreranno oppure la pioggia resterà così? Io non lo so, ragazzi. Oddio mio. Oddio mio, ragazzi. No, non rientra ancora. Vi aggiorno se ci sono delle novità, ragazzi. Devo un attimo, non lo so, corro in modalità cannibale, c'è poco da commentare. Ma io, non, veramente, ragazzi, non lo so. Forse la stiamo sbagliando, Non lo so, forse la stiamo sbagliando o forse la stiamo dominando questa gara. Non ne ho idea. O è una o è l'altra. Perché loro potrebbero tirare... Madonna mia! No, ma adesso è veramente difficile guidare così, ragazzi, Adesso è veramente difficile guidare così. Ho perso tantissimo qua, ma almeno non ho perso la macchina. No, cioè, nel senso, più piove, più sarà difficile mantenere questa... cioè, la macchina in pista così. Però è ancora presto per le intermedie. È ancora presto. Mamma mia. Vi aggiorno, raga, ho bisogno di concentrarmi. Vi aggiorno. Ragazzi, qua non piove. Qua non piove, è sempre così. È sempre così e sta arrivando Lando. È sempre così e sta arrivando Lando Norris. Non ci credo, ragazzi. Non so che fare, ormai è andata. Cioè, ormai devo continuare così, perché se mi fermo e poi faccio due giri con le rosse, poi mi devo fermare di nuovo. Ormai non ha senso, ragazzi. Il problema è che non piove. Dio mio, chi se ne frega dell'obiettivo? Qua mi stanno recuperando tutti, mannaggia la vacca. E io mi devo fermare, cioè, nel senso, io non posso tirare dritto, altrimenti vi squalificano. Cioè, devo fare un pit. Devo farlo per forza. Cioè, io potrei tranquillamente andare avanti così e vincere, Perché mancano 6 giri alla fine. E a questo punto, ragazzi, mi sa che non si metterà mai la gomma. No, raga, mi devo fermare. Mi devo fermare, ragazzi. Box adesso con gomma rossa. Mi devo fermare. Mancano 6 giri alla fine. Cioè, loro non si fermeranno mai. Non si fermeranno mai, ragazzi. Non si fermeranno mai. L'ho persa. No, aspettavo troppo, ragazzi. Incredibile. Mi aspettavo una pioggia di una intensità maggiore. Il problema è che... Ma anche se sta piovendo, Guardate lì come piove. Loro non faranno il pit. Ma ragazzi, no, non lo so. Vabbè, io comunque metto gomma rossa, raga. Metto gomma rossa e tiro dritto. Metto gomma rossa e tiro dritto. Io non ci posso far nulla, ragazzi. Ho aspettato fin troppo, ho aspettato. Le condizioni qua non peggiorano. Cioè, in realtà stanno peggiorando, ma troppo lentamente. La gara è quasi finita. Mancano solo 5 giri, 5-6 giri. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Qua il pit, perderò tantissimo per colpa del pit, tantissimo. Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Mi aspettavo una pioggia maggiore. Abbiamo tentato il jolly. Abbiamo provato col jolly, ragazzi. Pit adesso. Mamma mia, non lo so, ragazzi, non lo so sinceramente, non lo so. Attenzione qui, X, vai. Non mi sbagliate il pit adesso, non so quanto dura il pit qui, non lo so, tipo 20. Hanno pure sbagliato, 4.9. hanno pure sbagliato, ragazzi. Incredibile. Mi passano tutti, sta arrivando Norris passa. Piastri è molto lontano, Piastri è arrivato anche, raga, mi stanno passando tutti, non li recupererò mai, anche se ho gomma rossa non li recupererò mai. Non ce la faccio, ragazzi. L'abbiamo sbagliato, l'abbiamo persa. L'abbiamo persa così. Ho provato a fare una cosa diversa che non mi è riuscita. Piano qui. Mi è riuscita a ho provato a fare una cosa diversa che non è riuscita, ragazzi. Mi dispiace. Cioè, aveva un senso logico la mia strategia, Aveva un senso logico. Forse su una gara più lunga aveva un senso logico. Però qui no, ragazzi. Siamo settimi in questo momento. Vediamo se riesco ad almeno a prendere Russell con gomma media. Un problema
con la rimozione della ruota. Sì, problema pure con la gomma, ragazzi, altrimenti Piastri era, cioè altrimenti Russell era, altrimenti ero davanti a Russell. Ero davanti a Russell altrimenti. Adesso dovrei comunque volare, raga, dovrei riuscire a fare il giro veloce anche se queste condizioni di pioggia asciutto, un po' di pioggerella così, sono condizioni veramente brutte perché non mi permettono di spingere come voglio. Devo stare veramente molto attento. Sto recuperando tantissimo su Russell, come giusto che sia. Vediamo se riusciamo anche a prenderci il punto del giro veloce. Dovrebbe essere così in teoria. Piano. Forse anche Leclerc dovrebbe essere prendibile, eh. Non lo so ragazzi. Vediamo. Però non posso spingere come voglio. Ho recuperato un secondo, forse anche di più. Scarico tutta quanta la batteria, ragazzi. Ormai è andata, ragazzi. Mi spiace. Mi aspettavo una pioggia diversa. Purtroppo è così, ragazzi. Cioè, nel senso, anche nella vita reale, quante volte uno tenta una strategia che poi magari non funziona perché si aspetta una pioggia minore oppure una pioggia maggiore. Ragazzi, purtroppo è così. Poi, come dico sempre io, col senno di poi è facile, no? Tornare indietro e dire: ah no, ma non dovevi far così. Grazie al cavolo. Però più volte, raga, più volte abbiamo visto attenzione che segui la scia della vettura. Vabbè, chi se ne frega. Cerca di purtroppo, ragazzi, è così. Mi ha fatto dimenticare che stavo dicendo questo. Ah, ecco, se vi ricordate, una cosa analoga è accaduta in Austria, se non erro. Proprio sopra in alto, quando abbiamo settato la strategia, i rettangolini erano gli stessi. È venuta a fare una pioggia clamorosa. Quindi anche sotto questo punto di vista, ragazzi, cioè, la pioggia non si comporta sempre allo stesso modo, come è giusto che sia, perché anche nella vita reale, ripeto, i piloti non hanno un quadro completo della situazione. C'è chi rischia un po' di più, c'è chi rischia un po' di meno. Purtroppo noi abbiamo rischiato e ci è andata male. Provo, ragazzi, a... Allora, Russell ce l'ho. Buonanotte, Russell ce l'ho sicuro 100%. Anche se adesso sta allungando un pochettino del dritto, ma perché io ero scarico di Hertz, l'ho usato tutto per prendere DRS, però purtroppo non ci sono riuscito per un decimo, avete visto. Russell dovrei prenderlo. Le gomme sono buone, non preoccuparti. Ok, sono buone le condizioni, lo so. Cavolo, ragazzi, cavolo, peccato. Peccato. Questa pioggia, piano qui. Questa pioggia non mi ha rovinato la gara. Vabbè, comunque avete capito. Cioè, nel senso, la strategia è stata un fallimento. Peccato perché oggi mi sentivo on fire, l'avete visto. Oggi eravamo il più veloce in pista. Oggi si poteva vincere con una strategia diversa. L'avremmo vinta 100%, ragazzi. 100% l'avremmo vinta con una strategia diversa. Anche perché Leclerc è solo quinto. Verstappen non so che fine abbia fatto. Alonso non c'era. Cioè, il nostro avversario era praticamente Stroll. Piano qui. Il nostro avversario era Stroll. 4 decimi da Leclerc. E Leclerc è troppo lontano. Gli sto recuperando veramente tanto. Ma è troppo lontano, ragazzi. È troppo lontano. Adesso avrò il DRS. Quindi riesco a fare il sorpasso su Russell. In teoria, che non può difendersi. Piano. Ok. Spalanca là la GM7. Attiva anche tutto quello che ha. Attiviamo l'ERS. Sono scarico, però non dovrebbero esserci problemi. Sto correndo con 1.26, ma perché la pista non è asciutta, ragazzi. La pista non è asciutta, e anche per questo motivo che non sto facendo il giro veloce. Un po' largo qui. Non sto facendo il giro veloce perché la pista non è asciutta. Cioè, ho fatto 1.17 con gomma media usata. E che sorpasso, grazie. Adesso sto correndo 3 secondi più lento perché queste condizioni non mi permettono di esprimermi al massimo. Ma non ho fatto neanche un settore verde, ragazzi. Neanche uno con gomma rossa nuova. Questo ci fa capire che le condizioni sono un po' al limite, ecco. E ripeto, non era follia la nostra strategia, ragazzi. Non era follia. Non era da pazzi, ecco. Si poteva veramente... Poteva funzionare, purtroppo però non ha funzionato. Oh, mamma mia! Oddio santo! Oddio santissimo! Porca vacca! Niente, non riesco a spingere, porca di quella miseria. Attenzione perché Norris ha ripreso DRS, Stavo dicendo che Leclerc si poteva prendere. Mancavano ancora 2 giri, però 3 secondi e 8. Vabbè, adesso erano 3 secondi e 8. Cioè, adesso sono 3 secondi e 8 perché ho perso qualcosa. Piano. Leclerc supera Piastri. Attenzione perché si stanno superando a vicenda, quindi rallentano. Che peccato, cavolo. Che peccato se non avessi fatto quell'errore lì. Non ci credo. Potrebbe accompagnarci a lungo. Sì, lo so. Perché peccato, ragazzi. Se non avessi fatto quell'errore. Mamma mia, ero lì, ragazzi. Ho perso un secondo. Si superano ancora, eh. Si superano ancora.
Ho perso un secondo per colpa di quell'errore. Attenzione, però adesso devo stare attento a non spingere. Mi passa Russell qui. Passa Russell qui, ragazzi, stiamo attenti, eh. Stiamo attenti a non buttare una gara che è già buttata. Anche un sesto posto, so che fa strano dirlo, però questo è il problema dell'anno scorso, no? Che a volte bisogna anche sapersi accontentare di un sesto posto, di portare a casa tot punti che sono sempre meglio di zero. Che poi tra l'altro Verstappen non so dove sia. Leclerc è in testa al campionato, Leclerc, ed è davanti a noi, quindi sì, allunga un pochettino, ma neanche di tanto. E va bene così, ragazzi, va bene così. Ventunesimo giro, ne manca uno e mezzo. Piano qui in uscita! Madonna, non posso accelerare così. Attenzione a Russell che si mette quasi di fianco. Gli chiudo la strada. Adesso iniziando a soffrire tanto. E non so perché sto slittando così tanto, ragazzi. Attenzione. Non so perché sto slittando così tanto. Le condizioni... ragazzi, la pista è quasi bagnata praticamente. È quasi bagnata, ragazzi. Cioè, non so... Oddio, non riesco più a frenare. Non sono io che non so più correre, ragazzi. Ma la pista non è più così. Cioè, la pista non è più da asciutto. Il problema è che non posso più fermarmi. Ovviamente il problema è che non posso fermarmi. E devo tirare dritto così. Che peccato, ragazzi. Attenzione qui perché sono molto più veloce di Russell. Attenzione perché Russell va dall'interno. Russell però... dai, cambiato traiettoria in frenata. Dai, porca miseria, niente. L'ho persa quella posizione. Non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio, non posso rischiare. Non ce la faccio. Forse adesso quelli che hanno gomma bianca hanno anche un vantaggio, Hanno anche un vantaggio quelli che hanno gomma bianca. Perché io con la gomma rossa sto veramente soffrendo. Ho perso DRS e non ce la faccio più. Non ha senso spingere adesso, ragazzi. Piano. Portiamo la macchina a casa, dai. Portiamo la macchina a casa. Devo andare pianissimo, altrimenti la perdo. Oh, mamma mia, raga, avete visto? Non riesco più ad accelerare. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Adesso la gomma intermedia. Adesso tra un po', secondo me, toglieranno anche il DRS. Strano che non l'abbiano tolto adesso. Guardate quanto mi sta dando Russell. Incredibile, raga. Incredibile. Volevo vedere, tanto ormai la gara è andata. Voglio un attimo vedere le condizioni delle mie gomme. 20%. Vabbè, dai, ci sta. Quelle dietro. Ci sta, ragazzi, ci sta. Piano. Destra, sinistra. Portiamo la macchina a casa. Oh, mamma mia, ragazzi. Non riesco qua ad andare a correre. Porca miseria. Stavo dicendo, sono deluso. Sono veramente deluso. Vince Lando Norris, GG per lui. Sono veramente deluso perché in condizioni normali questa gara l'avremmo vinta. Sono sicuro al 100%, ragazzi. In condizioni normali, solo asciutto l'avremmo vinta, perché siamo stati più veloci. Siamo partiti in pole position. Con la gomma media siamo riusciti a tenere dietro Stroll. Ci ha superati una volta, ma tanto bastava restare attaccati, fare il sorpasso all'ultimo giro, quindi la gara era vinta. Con tutto asciutto, la gara era vinta. A questo punto, vedendo gli ultimi giri che ho fatto con la gomma asciutta, cioè la gomma slick, mi viene da dire che non l'avremmo vinta neanche con una strategia normale. Perché avete visto, cioè non riuscivo a tenere il ritmo di Russell, il ritmo degli altri. Quindi la mia gomma è crollata, cioè la gomma era al 20%, quindi non è neanche crollata. E che queste condizioni, ragazzi, non faccio fatica. Vince Lando Norris, prima vittoria di Lando Norris con la tuta rossa, GG per lui. Io sono veramente deluso, ragazzi. L'unica cosa positiva è che gli altri non hanno allungato. Cioè Verstappen ha preso 18 punti, quindi alla fine è arrivato secondo, mamma mia. L'unica cosa positiva, tra virgolette, è che Alonso ha fatto solo 4 punti, Leclerc solo 12. Infatti chiudiamo con la classifica aggiornata, la vediamo direttamente da qui, così guardiamo anche gli stacchi, perché abbiamo meno 27 punti, signori, da Leclerc. Siamo a meno 27, Verstappen a meno 15, allunghiamo un pochettino su Alonso, lui è a meno 30 e noi siamo a più 3 su di lui. Peccato ragazzi, peccato davvero, perché ripeto, eravamo i più veloci. In condizioni normali questa gara l'avremmo vinta. Peccato. La prossima gara sarà a Monaco e sarà un weekend veramente complicato. La classifica l'avete vista, ripeto, quello che dovevo dire l'ho detto. Dopo Monaco abbiamo delle piste abbastanza facili, in Canada è easy, in Spagna così e così, Austria facile, a Silverstone siamo sempre andati bene. Bisogna superare Monaco e vediamo quello che viene fuori, ragazzi. Il mondiale è ancora possibile, ovviamente siamo in 4 a contenderci il titolo. Però Leclerc in questo momento è primo meritatamente. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani con FC, dopodomani con Formula 1. Qui da GM7 deluso è tutto, bella!